Oh, direi che come quasi ogni anno è giunto finalmente il momento di parlare di COD, delle sue evoluzioni, involuzioni, vittorie, sconfitte, traguardi e scivoloni. Oramai è un appuntamento fisso. Rispetto a tutti gli ultimi Call of Duty, io, come penso tantissimi di voi, tra sostenitori, detrattori e gente varia, hanno visto con estrema attenzione questo nuovo Call of Duty. Innanzitutto si tratta di un reboot di COD 4, ossia Modern Warfare, ovvero il miglior COD di sempre insieme a COD 2. E siccome Modern Warfare è uno di quei titoli che, se devi scomodare per rifarlo, devi necessariamente avere idee buone in testa, all'Infinity Ward dunque o sono stati tanto coraggiosi o sono stati tanto pazzi. Vi posso anticipare che, secondo un mio modesto parere, se la sono cavati al 50-50 più o meno. Se oramai la vita del coddaro medio è incentrata sul multiplayer online, direi che questa volta occorre soffermarci e avere una discussione sul single player, intendo dire la campagna, e soprattutto sull'evoluzione tecnica. In primis si sono finalmente decisi a svecchiare l'oramai spompatissimo motore grafico, che erano quasi 10 anni che non ce lo toglievamo davanti ed eravamo abituati a vedere ogni COD uguale all'altro. Non che questa volta si tratti di qualcosa di radicalmente nuovo, però c'è da dire che l'impegno impiegato per Modern Warfare si è notato ampiamente. A livello grafico, il passo avanti rispetto al passato è veramente notevole. Finalmente abbiamo dettagli molto elevati, animazioni fluide più realistiche e soprattutto, scusate, ma aggiunge davvero una marcia in più rispetto a tutto, è attivo il ray tracing. Detto questo, è inutile specificare che il gameplay che state vedendo è registrato su PC con RTX acceso. Detto questo, penso sia praticamente inutile descrivere ulteriormente quanto sia piacevole l'estetica di Modern Warfare, dato che potete apprezzarlo tranquillamente guardando queste immagini della campagna. Specie se per mettere ancora più in risalto il balzo grafico di COD, Infinity Ward abbia sguinzagliato tutti i suoi migliori feticisti delle luci e del fumo, ovviamente. Ora che abbiamo parlato dell'estetica del nuovo COD, apprezzabile in quasi tutto questo video, per fortuna direi, è il caso di parlare della campagna single player e di quanto sia strano che durante lo sviluppo nessun Social Justice Warrior sia entrato negli studi di Infinity Ward e abbia detto: "Oh, ma siete impazziti!" E infatti ho ammirato tantissimo la scelta di fare una serie di azzardi pazzeschi, nonostante, nel periodo in cui viviamo, anche un semplice starnuto potrebbe offendere un qualsivoglia gruppo, etnia, nazione, minoranza o così via. E non è che tutto questo l'ha fatto l'ultimo arrivato alla ricerca del sensazionalismo, ma l'ha fatto COD. Ma detto questo, partiamo dall'inizio. Nella campagna principale di Modern Warfare, rispetto a quanto ci saremmo aspettati tutti, non ci troveremo la stessa storia di Modern Warfare del 2007, ma un contesto molto simile. Quel che non cambia sono alcuni dei personaggi dell'epoca, tra cui spicca quel bell'uomo di John Price, più operativo e figo che mai, ed il concetto di guerra moderna alla base del capitolo in questione. Come si sa, il concetto di guerra standard è spesso associato ai grandi conflitti alla quale il mondo ha assistito: le due guerre mondiali, periodo romano, napoleonico e così via. Schieramenti di militari appartenenti a nazioni diverse che lottano per la conquista, l'espansione e la ricchezza. L'epoca moderna è composta dall'impiego di tecnologia, largo uso di propaganda tramite internet e conflitti asimmetrici che coinvolgono eserciti regolari e milizie più o meno estese o organizzate. Non è una novità individuare la guerra moderna in una continua lotta tra il primo mondo e piccoli ma attivi gruppi armati che combattono per la libertà, indipendenza o semplicemente per denaro e potere. Alla base di questi ultimi possono spesso celarsi gli interessi di nazioni più grandi, che operano nell'ombra fornendo supporto alle fazioni più piccole scese in campo. Questo è il Modern Warfare raffigurato in COD. Nella campagna impersoneremo un agente della CIA impiegato in un'operazione per ristabilire l'ordine in un piccolo paese del Medio Oriente, minacciato niente po' di meno da chi? Dalla Russia. Ora, io capisco che non sempre i russi nei videogiochi siano stati protagonisti, anzi, il catalogo delle volte in cui nella fazione nemica avevamo i russi è praticamente illimitato. Questa volta diciamo che è un tantino diverso e anche un po' più grave rispetto alle altre volte per tutta una serie di motivi. Prima di tutto si tratta di un coinvolgimento non della mafia russa, non di gruppi terzi, non di milizie, ma di esercito regolare russo in contesto attuale, datato 2019 anche nel gioco. Si tratta di coinvolgimento da parte della Russia a sostegno di un determinato gruppo armato. Dico così perché la parola con la T non la puoi più dire su YouTube, ma
Penso ci siamo capiti a cosa mi stia riferendo. Ma quel che veramente ha fatto incazzare i russi, e su questo sono d'accordo, non è stato solamente tutta questa immagine negativa di quel che vi ho appena detto, anche perché appunto è una cosa molto comune, ma perché si è andati a ripescare un avvenimento reale avvenuto durante la guerra nel Golfo e provo a spiegarvi in breve senza farvi spoiler. Vi dicevo, c'è stato un avvenimento che se cercate su Wikipedia riportato come Autostrada della Morte, dove durante la guerra nel Golfo gli Stati Uniti hanno compiuto una grossa strage di civili poiché tra di loro vi era l'esercito regolare in fuga. Quindi si è deciso di acchiappare tutti quanti insieme, civili e militari. Questo avvenimento è riportato anche in Modern Warfare, con la differenza che la colpa è stata data ai russi. Ora, immaginate se per un avvenimento che molti considerano, e probabilmente è, crimine di guerra, in una versione narrata dagli americani, la colpa viene data a qualcun altro. Quindi diciamo che non si è generato tutto questo clima sereno. Nonostante il 70% e più della campagna sia come sempre un semplice spara spara e uccidi uccidi classico di COD, non mancano comunque momenti di tensione, una buona narrazione e sequenze realizzate quasi come stessimo assistendo a un film. Purtroppo, anche se abbiamo un netto miglioramento del comparto grafico ed estetico, l'AI dei nemici continua a essere particolarmente arretrata e fuori dai tempi moderni. Cioè, è la cosa meno Modern Warfare che esista, diciamo così. In certi momenti addirittura rovina l'esperienza di alcune missioni, mettendosi a contrasto con la realisticità degli ambienti di gioco. E, a dire il vero, è un peccato, perché lo stonamento è proprio palese. Ma adesso è il momento di passare a quel che oramai è il fulcro, il focus di ogni COD che periodicamente ci troviamo davanti: l'online. E siccome abbiamo citato l'AI e grandi panorami differenti dalle mappe multiplayer, cominciamo dalla modalità cooperativa, quindi PvE. Come accade anche in altri COD, è possibile giocare fino a 4 giocatori degli scenari preimpostati, dove è possibile seguire delle azioni a vari gradi di difficoltà, quindi sabotaggi, irruzioni, eliminazioni, fuga o scorta di ostaggi. C'è un po' di tutto. Quel che però non convince è la monotonia delle azioni che andremo a compiere. Nel senso che sì, sarà carino che col gruppo di amici potremo cacciarci in grandi casini dove dobbiamo far fuori fiumi di gente, ma è vero anche che si tratta di un grande attraversa questo grande ampio corridoio dove da tutte le parti ti arrivano ondate di nemici infiniti e tu non devi farti accoppare mentre compi delle azioni normalissime. A prescindere dal tipo di missione, ci troveremo più o meno sempre gli stessi contesti e modi di risoluzione. Non l'ho apprezzato particolarmente, se non per il fatto che l'armamentario che ci porteremo sarà condiviso con quello del multiplayer regolare, quindi avremo le nostre classi personalizzate, con i nostri sblocchi di armi e accessori, abilità e così via. Oltre a quello, possiamo anche assegnarci una sorta di classe che va dall'assalto, tank, medico e così via. Ognuna di esse conferisce al resto del gruppo determinati upgrade e abilità. Ad ogni modo, non ho apprezzato particolarmente le cooperative di questo Modern Warfare. Ma ora, il multiplayer coddaro. Beh, cosa c'è da dire? Cose belle e cose un po' meno belle. Effettivamente, per essere un reboot, penso che Infinity Ward, nei limiti che possono esserci, è riuscita tutto sommato a ricreare vagamente quel vibe alla COD 4, di cui tutti siamo molto nostalgici, senza però escludere qualche compromesso di base, tipo la questione del far comparire segnalino e nickname sulla testa del nemico se quest'ultimo ti entra anche per un attimo nelle vicinanze del mirino, cosa particolarmente ingiusta nelle mappe con erba alta o comunque dove si può avere un sostanziale vantaggio passando dietro a dei ripari visivi. Quel che tutti ci auguriamo, per rimanere nell'ambito nostalgia di COD 4, è un'eventuale introduzione di una simil pro mod. I più anziani sanno a cosa mi sto riferendo e ci auguriamo tanto che qualcosa del genere possa essere introdotta un domani. Introdotta e non pagata, perché tra l'altro, tra tutte le varie novità, è stato eliminato il Season Pass, quindi acquisti il gioco, quel che hai è il gioco completo. Per quanto riguarda le modalità presenti, si tratta di roba già vista e rivista in quasi tutti i capitoli della serie, anche perché voglio dire, le modalità standard di uno sparatutto online moderno sono sempre quelle. Una parentesi personale che vorrei aggiungere è che finalmente si è tornati alle armi reali, con i nomi reali e non storpiature di armi esistenti senza licenza. Certo, qualche arma senza licenza c'è, però diciamo che quelle principali e più note sono presenti con i loro nomi. Però, nonostante il multiplayer di COD sia ormai trito e ritrito, nonostante col nuovo motore grafico e tutto più piacevole e bello da giocare, ho gradito tanto, tanto, tanto la nuova modalità 2-on-2. Senza dubbio, la modalità online più giusta e bilanciata che un COD abbia mai visto.
La 2 on 2 di COD si svolge su mappe molto piccole, alcune delle quali simmetriche e ben studiate per essere delle fight yard ideali per 4 giocatori. In questa modalità non ci sono classi, abilità o personalizzazione, semplicemente ogni due round verranno randomizzate tutte le armi e gli equipaggiamenti dei giocatori e saranno di conseguenza uguali per tutti i player, quindi nessun vantaggio tattico, nessuna abilità diversa, tutti uguali e tutti con lo stesso equipaggiamento. Nella sua semplicità, nonostante per tanti altri giochi, tipo i vecchi Counter-Strike, non è assolutamente una novità, è senza dubbio la modalità più fair dell'online di Modern Warfare. Molto bella, molto adrenalinica, molto più ragionata rispetto alle modalità standard a cui siamo abituati. Alla luce di tutto questo, dopo questo grande azzardo, anzi, questa serie di grandi azzardi da parte di Infinity Ward, sia in positivo che in negativo, cosa penso di questo reboot di Call of Duty Modern Warfare? In questa enorme manovra di COD nel fare un passo indietro e riportare alla luce il capitolo che forse tutti riconoscono come uno dei migliori, se non il migliore, si nota un impegno particolare nel fare meno errori possibili, rianimare la passione di molti giocatori che da anni avevano abbandonato il brand e trasmettere quella voglia di riprendere in mano la serie ricominciando dal punto più alto che si è toccato, COD 4. Nonostante la campagna abbia sollevato pesanti critiche a livello mondiale per via di una reinterpretazione molto antipatica di eventi realmente accaduti, rimane comunque di forte impatto visivo ed emotivo. Come accade anche negli scorsi capitoli, Modern Warfare ci mostra la guerra moderna attraverso tanti punti di vista, persone e situazioni, dalla parte dei carnefici, delle vittime, degli innocenti, degli esterni, di chi è forte, di chi è debole, ma soprattutto ci mostra come questi ruoli molto spesso siano intercambiabili e alla fine della fiera ci si rende conto che ognuno ne esce in qualche modo sconfitto e quanto una qualsiasi vita possa essere spezzata per motivi futili o terminata nelle maniere più becere, cupe e cruente, semplicemente perché si è nati nel posto sbagliato. L'argomento toccato più volte durante la campagna è quello del sacrificio di qualcuno per un bene superiore o per salvarne molti di più. L'ingiustizia, la follia e la freddezza di un conflitto armato sono rappresentati in maniera molto cruda, senza troppe censure o mezzi termini, ovviamente sempre con moltissima propaganda militarista da parte dei cosiddetti buoni, se così si può definire. Quel che porta a riflettere e a volte fa venire i brividi nella campagna di Modern Warfare è che tratta argomenti fin troppo attuali e che non sono troppo distanti dalla realtà, anzi, molto spesso sono drammaticamente veritieri e riescono a immedesimarti perfettamente in un contesto che magari, ascoltato tramite un telegiornale, non sortirebbe lo stesso effetto. Probabilmente quella di Modern Warfare 2019 è una delle campagne meglio riuscite degli ultimi anni e riesce a trasmettere molto bene il suo messaggio e farci capire che la guerra come quella che abbiamo studiato nei libri appartiene al passato. Non ci sono più i campi di battaglia dove si cerca la gloria tra soldati, ma il cosiddetto Modern Warfare non contempla la gloria, non cerca il campo di battaglia classico, non coinvolge soltanto l'esercito. Nell'epoca dell'informazione e della comunicazione veloce, nessuno è al sicuro, nessuno può facilmente prevenire e soprattutto soldati, civili, guerriglieri, politici, leader, mercenari o gente semplice può vestire le vesti di chiunque e non vi è confine tra zone militari e zone civili. Tutto può succedere e tutto può succedere ovunque. Per quanto riguarda l'online, l'ho trovato molto piacevole per via del nuovo motore grafico e delle animazioni decisamente migliorate e soprattutto per la modalità 2-on-2 che spezza il tono classico del multiplayer Coddaro riproposto quasi ogni anno nella stessa identica maniera. Il fatto che tra l'altro sia molto bilanciata la 2-on-2 può farci tranquillamente dire che almeno in una modalità quasi tutti i risultati saranno frutto della nostra skill pura senza il supporto di abilità secondarie o bonus. A mio avviso, l'idea di reboot di COD 4 è riuscita particolarmente bene. Si è riuscita ad andare avanti a livello tecnologico e visivo, mantenendo comunque integra l'identità del brand e richiamando in certi frangenti le emozioni del Modern Warfare originale. Certo però, se si aggiungesse anche la Pro Mod, sarebbe davvero il top. E voi? Cosa ne pensate? Come sempre, discutiamone qui sotto nei commenti. Per oggi penso sia davvero tutto, io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video.